Qual è stata la tua più grande botta di colpo di fortuna? Colpo di fortuna. Buongiorno, buongiorno, buon caffè. Perché ce ne sono state. Io ne conto a decine. Se vuoi adesso te ne racconto due o tre, soltanto per chiarire cosa intenda con colpo di fortuna. Il più grande senz'altro è aver conosciuto mia moglie, e questa non è una ruffianata, è la verità. Aprile 1980, gita scolastica. La più grande fortuna della mia vita, talmente grande che dura ancora adesso, ogni singolo giorno. Poi il fatto che mia madre all'età di 6 anni mi iscrisse a un corso di francese che si teneva grazie al Centre Culturel Français nella mia scuola, e che mi ha aperto non soltanto il mondo del francese, ma delle lingue, della cultura, dell'apertura mentale. E rimanendo in tema, il fatto che avendo partecipato a un progetto speciale per neolaureati, per 2 anni abbia avuto 3 ore di lezioni individuali di inglese gratuite pagate dall'azienda durante l'orario di lavoro, non è stato neanche male come colpo di fortuna, eh? Cosa ne dite? E poi persone che ho incontrato, fatti che sono successi e che apparentemente al momento non dicevano niente, e che poi in realtà sono diventati una valanga di elementi positivi per la mia vita, per la nostra vita. Qual è il punto di questo? Perché voglio indurti a riflettere sui colpi di fortuna che hai avuto, per aiutarti a cercare le coincidenze, le connessioni, per andare a cercare quegli schegge, quegli sprazzi di bene, molti più di quelli che uno si immagina, che fanno parte della nostra vita. Perché a lamentarsi, a trovare le cose che non vanno, siamo molto molto bravi da soli. A volte c'è bisogno che qualcuno ci aiuti invece a riflettere su tutto il bene che abbiamo trovato nella nostra vita, perché tutto concorre al bene se lo sai trovare, se sai vedere i fili che lo collegano, se sai vedere le opportunità che ti sono state regalate. Che cosa ne dite? Siete in grado di fare il vostro elenco? Buongiorno e buon caffè.